Grazie Maurizio, grazie a tutti voi che siete qua, avete deciso di partecipare a questo incontro e la presenza insomma dimostra quanto questo tema sia atteso e importante per la nostra regione e per la nostra economia. Abbiamo l'opportunità di avere qui stasera il presidente Frascarelli, che insomma non è comune per il presidente dell'ISMEA venire su un territorio e spiegare direttamente agli imprenditori agricoli, alle istituzioni, quelle che sono le opportunità che hanno intenzione di mettere in campo. Quindi intanto a nome della Regione e anche del Presidente Acquaroli voglio ringraziarla e darle il benvenuto nelle Marche, anche se devo dire che non c'è bisogno perché Frascarelli è anche un marchigiano, quindi in qualche modo ci onora della sua presenza, ma anche del fatto di essere un nostro concittadino. Quindi su stimolo del Sindaco Maurizio Gambini abbiamo pensato che questo fosse un tema molto interessante per due ragioni. Il primo, perché sono pronte diverse misure finanziarie che il governo attraverso ISMEA sta per mettere in campo a favore delle imprese agricole ed era un'occasione opportuna quella di spiegarle con trasparenza, di far sapere quelle che sono le opportunità davvero che ci sono in questo momento, anzi che ci saranno perché mancano poche settimane dall'uscita. Ma io non voglio anticiparle perché abbiamo qui la massima rappresentanza dell'ISMEA e quindi lo racconteranno loro. Quello che io ci tengo invece a dire è questo. Uno dei limiti, come ha detto prima Gambini giustamente, che il nostro sistema agricolo ha avuto in passato è quello dimensionale, cioè la crescita, lo sviluppo, la possibilità di investire. Quindi se uno analizzasse la nostra agricoltura dal punto di vista economico, si vede che è una crescita a singhiozzo, cioè una crescita di 5 anni in 5 anni. Questo perché? Perché è legata esattamente all'uscita dei bandi del PSR. Uscivano i bandi, investimenti, crescita dimensionale, 5 anni di stop, poi altri 5 anni di investimenti. Questo fatto della crescita a singhiozzo, secondo me, è un grande limite e non ha dato la possibilità progressiva di diventare più strutturata, più grande, di fare quel salto di qualità, anche perché molte persone avevano paura di investire, di caricarsi di rischi, di caricarsi di costi e di mutui. Poi c'è un fatto anche che riguarda la finanza locale. Noi abbiamo chiesto e stiamo chiedendo agli intermediari finanziari presenti sulle Marche di investire in modo significativo sul mondo agricolo. Lo abbiamo chiesto a gran voce, l'abbiamo fatto anche un incontro a un'assemblea organizzata da Gambini e dalla cooperativa, perché il mondo bancario cominci a fidarsi in modo strutturale del sistema delle imprese agricole, faccia finanziamenti. Noi ad esempio il bando giovani che abbiamo fatto uscire, che è il nostro primo bando, che è stato fatto con credo anche una certa quantità di semplificazioni per chi vuole partecipare, la prima cosa che abbiamo fatto abbiamo mandato all'ABI chiedendogli di diffonderlo attraverso tutte le banche presenti sulle Marche. Perché? Perché se l'ABI diciamo, fa conoscere a tutto il sistema bancario, agli sportelli presenti sul territorio, quel bando, il giovane imprenditore che va in banca a chiedere al direttore della banca di concorrere agli investimenti sicuramente ottiene maggiore condivisione sull'investimento. C'è una conoscenza anche del territorio, degli intermediari finanziari. Cioè, in sintesi, quello che noi ci teniamo è che tutti si remi dalla stessa parte. Tutti. Non può essere che l'agricoltore poi va in banca e lì deve cominciare a spiegare che cos'è il PSR, cos'è il bando, come funziona. No. La comunità, intesa come corpi intermedi, come sistema del credito, come politica, come relazioni, sa che per le Marche l'agricoltura è una cosa seria. È un settore che deve essere sviluppato perché ha dei valori molto importanti, perché produce il cibo, perché consente alle persone di stare nelle aree interne, di viverci, di tenerle vive. E quindi ha tanti valori in sé l'agricoltura, su cui noi stiamo investendo tanto e vorremmo ancora continuare a farlo. Nei PSR che voi avete visto, ovviamente non ci sono tantissimi soldi, perché comunque riguardano un periodo transitorio di un anno e mezzo, due anni. Quindi è un periodo di due anni di finanziamento. E poi ci sarà un altro bando, che sarà quello del 23-27, e che è oggetto di una lunga e discussa trattativa in questo momento in corso tra il governo e le regioni. Perché? Perché dopo tanti anni sarà il governo, lo Stato centrale, a fare un piano nazionale e non saranno più le regioni a trattare con l'Europa.
Questo cambia molto la strategia per noi, cambia molto i processi decisionali. Ovviamente stiamo combattendo perché? Perché tutte le regioni hanno delle differenze sostanziali. L'agricoltura delle Marche non è la stessa dell'agricoltura della Puglia. E quindi fare un piano che tenga insieme gli interessi di tutte le regioni è qualcosa veramente di difficile. Quindi questo è un momento molto delicato e non mi nascondo anche la preoccupazione su questa vicenda. Io proprio questa mattina ho mandato al ministro Patuanelli una PEC ribadendo quelle che sono le nostre esigenze, perché noi stiamo mettendo la premialità sulla zootecnia, però abbiamo un tipo di zootecnia che non è quella intensiva. Abbiamo una zootecnia di dettaglio, di qualità, che fa il latte biologico, che ha un numero medio basso. Se la premialità nazionale viene data sull'allevamento intensivo, noi rischiamo di rimanere esclusi sul primo pilastro, quindi ne verrebbero beneficiate l'Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto, ma verremmo penalizzati noi. Così come su altre scelte, la Regione Marche ha una coltura che è di qualità selettiva, di biodiversità. Se i prossimi finanziamenti vengono dati in modo intensivo alle sistemi agricoli, diciamo, che hanno un contenuto di quantità e non di qualità, noi rischiamo di essere soccombenti da questo punto di vista. Quindi siamo fortemente preoccupati, lo dico sinceramente. Abbiamo davanti due anni su cui noi faremo la nostra parte. Adesso uscirà la misura 4.1 e la 4.2 sugli investimenti, sulle tecnologie e sulle attrezzature. Abbiamo raccolto in questo anno, e Gambini lo sa perché ovviamente anche i suoi suggerimenti sono stati preziosi, su quello che nei precedenti PSR non funzionava. C'erano più atti burocratici che fatti concreti. Molto spesso l'agricoltore veniva lasciato di fronte a una montagna burocratica da scavalcare che qualche volta non aveva neanche senso. Per ogni acquisto tre PEC con tre preventivi diversi, cose che abbiamo cercato di togliere e di semplificare. Dove si è potuto l'abbiamo fatto, quantomeno. Adesso arriva la misura sugli investimenti e crediamo che sia un momento importante, però non è tanto importante quanto il prossimo. Quindi noi siamo proiettati già, stiamo lavorando per il 23. Nel frattempo abbiamo davanti la sfida ancora più importante, che è quella dei distretti e delle filiere. Lo dico avendo l'opportunità di parlare anche con una personalità importante che rappresenta il governo e rappresenta il mondo agricolo. Quella è per noi è importantissima quella fase, perché l'idea che abbiamo è quella di costituire il distretto più grande di biologico, fare in modo che chi vuole aderire al biologico possa farlo dentro questo distretto. Sappiamo che complessivamente dal governo verranno messi tra distretti e filiere oltre 1 miliardo di euro, quindi capite che per fare gli investimenti o per far crescere la comunicazione e il marketing di un territorio, questo è il momento più importante. E lo dobbiamo cogliere da un lato facendo i distretti del cibo che qualificano veramente i nostri prodotti di eccellenza, le nostre certificazioni, quindi non solo il biologico, tutte le certificazioni, le produzioni di qualità, e dall'altro le filiere. Le filiere, che significa saper fare aggregazione, che noi nelle Marche non siamo proprio bravissimi in questo, siamo bravissimi nel dividerci, ma nell'aggregarci un po' meno, ma con fatica ci stiamo provando e quindi stiamo cercando di stimolare la filiera della foraggera, che abbiamo incontrato anche con Tiziano Migiani che è qua, con Maurizio Gambini, e quella, vorremmo fare una filiera del latte, ovviamente interregionale, stiamo parlando di grandi progetti, la filiera del latte. Vorremmo riuscire a fare la filiera della suinicoltura agganciandoci ad altre regioni, vista la presenza della famiglia Beretta nel prosciutto di Carpegna d'Ope, quindi la possibilità di far ripartire un po' la suinicoltura. La filiera dell'avicoltura con i polli, abbiamo un grande player internazionale come Fileni che oltre a essere trasformatore e agroindustriale però potrebbe aiutare a fare ricostituire le filiere sottostanti. Oppure sul latte, ieri ho incontrato a Tolentino gli allevatori, molti di questi hanno bisogno di fare investimenti se vogliono continuare a conferire sui grandi trasformatori, perché il paradosso è che la nostra economia agricola è fatta di soggetti che fanno grandi numeri di trasformazione di prodotto e sotto non ci sono più le filiere che conferiscono. Cioè abbiamo faccio un esempio, Sabelli e Coperlat, che fanno dei numeri di prodotto, esportano in tutto il mondo, ma non c'è più nessuno che conferisce il latte, o perlomeno
negli ultimi 5 anni, dai dati che ho io, l'85% delle stalle sono state chiuse, si sono chiuse. Nella suinicoltura abbiamo un grande produttore che fa un prosciutto di qualità come Carpegna Dop, venduto in tutta l'America del Nord, e dovete saperlo, ma è abbastanza noto, non c'è un solo suino allevato nelle Marche. Ecco, questa è la distorsione. Abbiamo dei grandi produttori agroindustriali e sotto le filiere mancano. Quindi io credo che sia giunto il momento, sfruttando quelle grandi misure che abbiamo davanti, di riagganciare questi trend e fare investimenti che servono, perché ovviamente fare l'allevatore nel 2021 o 2022 non è come farlo 10 anni fa, ci vuole la tecnologia, serve più tecnologia che non il mangime, cioè è un lavoro che va verso anche una transizione tecnologica, il trasferimento tecnologico dentro le aziende agricole sarà una componente fondamentale del futuro. E concludo, mi permetto di dirlo, lo dico dal primo giorno che mi sono insediato, è fondamentale anche l'avvento della finanza in agricoltura. Abbiamo bisogno anche di prodotti finanziari che sostengano gli investimenti, che non siano solo l'accesso al credito ordinario, di andare in banca e chiedere il mutuo, indebitandosi o facendosi dei rischi sul capitale. No, abbiamo bisogno che ci siano anche strumenti che facciano leva, che permettano agli investitori anche di partecipare con equity, di fare dei bond legati all'agricoltura, di fare degli interventi di filiera. Questa è una delle cose che per esempio ho avuto modo di chiedere sia a Banca Intesa che a Credito Agricole e alle altre banche. Vanno inventati degli strumenti per la valutazione del merito creditizio che non guardino la singola azienda, che molto spesso non ha neanche i bilanci perché ha una contabilità, no, semplificata, ma che guardino una filiera. E questo permetterebbe di valutare meglio chi hai davanti, se gli vuoi dare fiducia, se gli vuoi dare i soldi per fare investimenti. Io credo che questo, mai come oggi, sia un momento buono per fare investimenti in agricoltura e per far crescere questo settore. La Regione Marche ci crede tantissimo, peraltro abbiamo il Presidente della Regione che è un agricoltore, quindi penso che non era mai capitato nella storia delle Marche, quindi noi ci crediamo, cercheremo di fare quanto è possibile perché il governo tenga in attenzione le Marche, che le prossime misure non vengano fatte con un'avversione verso l'agricoltore che deve dimostrare, ma è la regione che cerca di dargli semplificazione. E devo dire che per noi è molto importante questo momento con Ismea, perché riteniamo che i prossimi strumenti che loro presenteranno saranno una grande opportunità da cogliere, e volevamo dargli tutta l'importanza che meritava questo momento. Quindi grazie a Frascarelli, grazie all'Ismea, grazie al sindaco di Urbino, e io rimango qua e spero di poter imparare qualcosa questa sera e che insomma tutto il mondo agricolo ne tragga vantaggio da questa iniziativa. Grazie. Grazie, assessore.